del continente, altrimenti non si può ricostruire l'Europa. Cercando il vero progresso, ascoltiamo anche oggi la regola di San Benedetto come una luce per il nostro cammino. Il grande monaco rimane un vero maestro alla cui scuola possiamo imparare l'arte di vivere l'umanesimo vero. Nelle famiglie, nelle comunità, tra i popoli e nell'intera umanità. Sono tre i vincoli che Benedetto indica come necessari per conservare l'unità dello spirito tra gli uomini: la croce, che è la stessa legge di Cristo, il libro, cioè la cultura, e l'aratro, che indica il lavoro, la signoria sulla materia e sul tempo. Grazie all'attività dei monasteri, vedete Benedetto XVI che è già pronto per lasciare l'abbazia e raggiungere il cimitero militare polacco, scelto tra i cinque sacrari nella zona di una grande battaglia sulla linea Gustav tra il 1943 e il 1944, perché il più vicino all'abbazia. Dicevamo, grazie all'attività dei monasteri, ha detto il Papa, articolata nel triplice impegno quotidiano della preghiera, dello studio e del lavoro, interi popoli del continente europeo hanno conosciuto un autentico riscatto e un benefico sviluppo morale, spirituale e culturale, educandosi al senso della continuità con il passato, all'azione concreta per il bene comune, alla... Quindi momento per Benedetto XVI di salutare i benedettini di tutto il mondo. L'ordine di San Benedetto, ricordiamolo, Ordo Sancti Benedicti, OSB, è un ordine monastico osservante la regola dettata nel 534 da San Benedetto Nogia, proprio qui, nell'abbazia di Monte Cassino, e che conferì al monachesimo occidentale la sua forma definitiva. I monaci benedettini sono organizzati in monasteri canonicamente autonomi, retti da un abate, e federati in congregazioni con a capo un abate presidente. Nel 1893, per volere di Papa Leone XIII, le congregazioni e gli altri monasteri dell'ordine non legati a nessuna di esse vennero